porta per Berezinski. Schick si è spostato largo sulla destra, non riesce a sorprendere Nalini, poi martella, la palla rimane ancora in campo, spalla a spalla, ancora sulla destra Berezinski, che ha vinto 4 volte il titolo, lo scudetto in Polonia, 3 volte anche la Coppa Nazionale. Silvestre, Skriniar sta spingendo su vicino alla panchina, scuotendo la testa vistosamente, allargando le braccia. Giampaolo ovviamente l'ha richiamato. È riuscito Chris Eddy già a fermare Pratt, poi Skriniar in anticipo, Quagliarella vuole subito il pallone in verticale, grande numero di Schick in area di rigore, Schick, che gol di Schick, straordinario Schick, e sono 10 in campionato, grande gol. Nasce da un anticipo. Addirittura la Lazio 4-0, siamo al 25esimo minuto, già archiviata la pratica contro il Palermo, almeno questi sono i segnali che stanno arrivando da Roma. Bruno Fernandes, Pratt, Schick, altra gran giocata su Ferrari, Schick, altra giocata ancora, Schick, Pratt sinistro, traversa, ma Schick sta facendo ammattire Ferrari, letteralmente. Per immediatezza, calciare come ti capita, coordinarsi. L'ha colpita leggermente di esterno, l'avesse colpita piena la palla sarebbe andata in gol sul secondo palo. Torreira, il velo di Bruno Fernandes per Schick, ancora si gira Schick, cross morbidissimo, allontana Rosi, Pratt. Gol in campionato per Quagliarella, l'ultimo segnato su calcio di rigore a San Siro contro l'Inter. Schick, Barreto, ancora palla per Schick, occhio alla sua qualità, Torreira, ecco il pallone al limite per Quagliarella, ancora Torreira, abilissimo qui, poi bene. Nonostante la giovane età, una maturità anche nella scelta delle giocate incredibile. Il fratello di Marco Giampaolo, Federico Giampaolo, nella primavera del Pescara lo faceva giocare addirittura Pratt. C'è ancora buon ritmo in questo finale di primo tempo. Pratt lascia a Schick, l'autore del gol del vantaggio della Sampdoria. E che gol, il suo 10° in campionato. Tampona e riavvia l'azione per i suoi. Bruno Fernandes per Schick, in area di rigore. Schick con la parata di Cordas. Ma è partita bene qui la Samp in velocità. Okay. Falcinelli. Tocca dietro per Barberis, che perde il pallone sull'attacco combinato di Pratt e di Schick. Ancora i due a cercarsi e non a trovarsi, ma solo per l'intervento risoluti. Puggioni, Skriniar, viene incontro Bruno Fernandes, il colpo di tacco, Schick si muove bene la Samp, adesso a destra con Barreto che ha già alzato lo sguardo, poi però sbaglia completamente il passaggio, intercettato, colpo di testa da parte di Berezinski, Barreto va in scivolata. Riesce alla fine a toccare, per un attimo però, soltanto per Schick. Poi martella. Falcinelli. Fuori gioco. Sì. Il movimento difensivo a salire dei difensori della Sampdoria con i tempi giusti. Con magari un movimento a mezzaluna per vanificare il loro movimento e poi il servizio fa cross. È troppo sul portiere la sua traiettoria. Schick, che a quota 10 ha raggiunto Luis Muriel, quindi adesso insieme hanno il primato delle marche. E questo probabilmente che chiede Nicola ai suoi giocatori, di dare anche profondità nell'uno contro uno con giocate individuali. Trotta, Barberis allunga il pallone, non può Hernandez. Scambio ripetuto tra i due, le finte del portoghese. Schick cerca un altro numero e questo quasi gli riesce, perché questa volta invece Ferrari riesce a sbarrargli la strada dietro. Poi il rinvio di Ferrari. Silvestre bene qui alle spalle di Trotta, a bordo campo Riccardo Re. Riccardo ammonito, non ci sente Riccardo, torneremo da lui tra un attimo. Ammonito Ceccherini, fallo ai danni. Adesso chiaramente la Samp ridà palla alla squadra di Davide e Nicola, che potrà ricominciare con Cordaz al 20° di questo secondo tempo.
ma è dato il pallone alla squadra di casa. Berezinski con le mani, Schick. Juricic, insiste il Crotone, Martella mette il cross, ribattuto da Barreto, poi una spallata fallosa di Ferrari su Schick, calcio di punizione per la Sampdoria. Beh, con questo fallo ha evitato complicazioni. Ci voglia raccontare Riccardo Re. Riccardo. Esattamente, perché Davide Nicola non si accontentava del pareggio, continuava i suoi giocatori, li invitava a non perdere tempo, a credere nella vittoria, non voleva gestire il risultato e poi a quel punto si è lasciato andare, anche se ovviamente ha già... Schick. Ecco il suo cross, dentro l'area di rigore, fa Quagliarella e poi Acosti mette fuori. Simi, suo controllo, si scontra. E Alvarez, accompagna Regini. Alvarez, poi Schick, eccolo Vasco Regini. Vediamo se mette il cross, lo fa, è un pallone basso, deviato da Schick. A 50 secondi, Regini butta il pallone davanti, Quagliarella, la sponda per Schick. È circondato l'autore del gol del vantaggio della Samp, Berezinski. Torreira lo prende Falcinelli.